Cari amici, come sapete, la questione dell'ora vigesima è il perno intorno al quale ruota la corretta interpretazione della Declaratio di Papa Benedetto. Una questione abbastanza sottile da comprendere perché nel quadrante romano di Castel Gandolfo convive un meccanismo regolato secondo l'orario nostro, astronomico, anche detto napoleonico, però su un quadrante a 6 ore. Il 28 febbraio a Castel Gandolfo il sole tramonta alle 18, quindi il quadrante a 6 ore si presta a una lettura sia astronomica sia romana italica. E quindi, secondo questa lettura romana italica, l'ora vigesima contenuta nella Declaratio di Papa Benedetto corrisponde alle 13 del venerdì 1 marzo, la prima ora in cui lui è detronizzato dalla convocazione di un conclave illegittimo, abusivo, convocato a Papa non morto, non abdicatario, ma appunto impedito contestualmente. In questi giorni, il professor Brunoni, insieme a un gruppo di fedeli di Cuneo, si è recato a Loreto perché a Loreto si verifica, quello stesso fenomeno astronomico per cui il sole tramonta intorno alle ore 18 e la cosa interessante è che il santuario della Santa Casa di Loreto presenta i due quadranti appaiati, il quadrante italico ancora oggi regolato sul tramonto e il quadrante astronomico. Ecco, intorno al 5 marzo il sole tramonta verso le ore 18 e quindi si può apprezzare attraverso due quadranti differenti, ma presentati contestualmente sulla facciata del santuario, questa sovrapponibilità che avviene solo intorno al 5 marzo. Ascoltiamo quindi la spiegazione del professor Luca Brunoni, storico della Chiesa, che ringraziamo per essersi recato apposta a Loreto. Ecco, buongiorno a tutti, siamo alla Santa Casa di Loreto perché con un gruppo del Piemonte siamo venuti per illustrare attraverso una serie di video il momento di come dire, arrivo della ora vigesima indicata in modo particolare dall'orario italico presente sulla facciata della Santa Casa in un quadrante funzionante che è stato come dire, rimesso in piena opera qualche anno fa in occasione del festeggiamenti per il centenario della nascita di Papa Sisto V, che è stato un papa marchigiano che ha nominato Loreto come diocesi e ha permesso alla città di svilupparsi e di diventare un luogo di pellegrinaggio importante. Lo vediamo nel suo splendore attraverso questa sua statua. È importante sapere che Papa Sisto V era un papa che si impegnava a vincere contro degli abusi che potevano avvenire nella sua epoca e quindi la sua intercessione si fa sentire. È anche sepolto nella Basilica di Santa Maria Maggiore, quindi ha una particolare attenzione agli scenari futuri forse che attendono la Chiesa Cattolica. E siamo qui a Loreto perché ci sono due quadranti sulla facciata che ci permettono di capire in maniera plastica, in maniera visiva, la questione dell'ora vigesima, che si sa che è una questione che sblocca tutto il meccanismo della Declaratio, ma che tecnicamente può essere difficile da comprendere, perché l'orologio di Castel Gandolfo, di Papa Benedetto, era semplicemente un quadrante a 6 ore regolato sull'orario internazionale, ma non consentiva di capire in maniera immediata come questi due orari funzionassero. Invece qui a Loreto noi lo abbiamo potuto illustrare in maniera evidente. Quello che si vede in questo momento è che da poco sono trascorse le 13 del pomeriggio secondo l'orario internazionale. Voi sapete che le 13 del pomeriggio è il momento che segna
13 ore dopo la mezzanotte. Questo è il momento di inizio del computo orario internazionale, che è stato introdotto in Italia da Napoleone. Era l'orario ultramontano, l'orario internazionale, ma nei territori italiani e nei territori dello Stato Pontificio in particolare era in vigore l'ora italica. L'ora italica aveva la particolarità di far partire il computo delle ore al momento del tramonto. E cos'è successo? Perché siamo a Loreto in questi giorni? Perché in questi giorni, come al 28 febbraio a Castel Gandolfo, a Loreto il tramonto del sole era alle 18. È alle 18. E quindi, mentre l'orario astronomico segna le 18, l'orario, il quadrante italico, segna lo zenith, ossia l'inizio di un nuovo computo orario, la mezzanotte in sostanza. E questa è anche una delle ragioni per cui Papa Benedetto ha salutato tutti dall'ultimo suo saluto di Castel Gandolfo dicendo buonanotte. E inizia questo saluto dicendo: voi sapete che questo giorno mio è diverso da quello di tutti, da quello precedenti. Questo significa che lui voleva far capire, far intendere che si riferiva a un conteggio del tempo diverso, possibile solo in quei giorni, solo attraverso una doppia lettura del quadrante italico che era presente sulla facciata del Palazzo Pontificio di Castel Gandolfo. Quindi, contando i giri delle lancette a partire dalle 18, si arriva al momento in cui all'inizio della ventesima ora, così come adesso vediamo che la lancetta sta indicando, Papa Benedetto dice nella declarazio che la sede di Roma, la sede quindi di San Pietro, ossia la sua cattedra, la cattedra dalla quale lui esercita la capacità di governo, sarà vuota. Immaginatevi la statua del pontefice Sisto V, che lì è raffigurato nel pieno dei suoi poteri, ma a partire dall'ora vigesima Papa Benedetto dice: ecco, la sedia, la cattedra del Laterano sarà vuota, perché tra le 12 e le 13 sarà convocato il conclave, che quindi impedirà al sommo pontefice legittimo Benedetto XVI di esercitare il proprio potere di governo. Diventerà quindi un papa impedito, o come lui in maniera eufemistica si è fatto chiamare, papa emerito, ossia un papa che mantiene la connessione spirituale con la sede di Roma, la sede di San Pietro, perché lui ha il munus che gli è stato concesso, come dice il canone 331, singulariter, cioè è un munus dato esclusivamente al successore dell'apostolo Pietro, che è legato con la sede di Roma, e questo legame non viene sottratto a Papa Benedetto dalla convocazione del conclave, ma gli viene impedito l'esercizio del governo, che Papa Benedetto rende nella declarazio attraverso la parola ministerium. E per fotografare questa situazione deve dire una frase di questo tipo: rinuncio al ministerio, ossia permetto che venga attivato il meccanismo di convocazione del conclave che mi toglierà la possibilità di governare, la possibilità di fare il papa, ita ut, ossia in modo che 20 ore dopo l'inizio del computo orario, che sarà al tramonto
del 28 febbraio, cioè alle 18, la sede sarà vuota. Quindi queste 20 ore sono l'ora vigesima che adesso noi stiamo vivendo qui a Loreto. È uno dei meccanismi più sottili che Papa Benedetto utilizza per fotografare la situazione di sede impedita e di Papa impedito che lui si trova a vivere. La Santa Casa di Loreto ci ha dato questa possibilità straordinaria grazie a una segnalazione di una signora marchigiana del Piccolo Resto che ha fatto queste osservazioni proprio in tempo per poter organizzare una spedizione con il gruppo di Cuneo che ha accompagnato e solennizzato, diciamo così, questo momento. È anche un momento però di preghiera e di ricordo di Papa Benedetto, perché ecco che questa ora vigesima segna l'inizio comunque del suo calvario, l'inizio della sua vita ritirata, in cui, come Papa Benedetto stesso ha detto, non ha abbandonato la croce, ma ha vissuto in un altro modo il suo essere presso la croce nel recinto di San Pietro. Noi ci stiamo impegnando tutti, ognuno con i propri mezzi, ognuno con le proprie risorse, a diffondere questa verità per poter far risplendere di nuovo la Chiesa di Nostro Signore nella verità e nella fedeltà al suo vero Santo Padre e al suo atteso successore.